abbiamo definito un programma gigantesco per affrontare il problema della viabilità in tutta la regione Campania. Abbiamo l'obiettivo di rifare tutte le strade, dalle aree interne alla fascia costiera, che sono saltate. Investiamo 1 miliardo e 230 milioni di euro di fondi europei, fondi regionali, e coordiniamo questi interventi con gli interventi programmati dall'ANAS nell'ambito del suo contratto di programma e dal Ministero delle Infrastrutture. Complessivamente abbiamo a disposizione più di 2 miliardi e 300 milioni di euro da investire. Che cosa pensiamo di fare? Interventi strategici, ovviamente, dal litorale Domizio alle strade di collegamento ai capoluoghi, a strade nei diversi siti delle aree interne, saranno almeno 10 interventi di fondo valle che finanziamo, alla rottura dell'imbuto dell'uscita della 30 a San Severino per il collegamento ulteriore con Reggio Calabria, la viabilità che è saltata in tutto il Sannio, in tutto il Cilento. Insomma, è un programma davvero gigantesco. A Napoli pensiamo di fare l'asse mediano, manutenzioni straordinarie, ma anche l'apertura agli svincoli che sono rimasti chiusi. A volte i cittadini fanno giri di decine di chilometri per uno svincolo chiuso. È un programma estremamente ambizioso che presuppone due cose: una grande concretezza amministrativa e una grande capacità progettuale. Ad oggi non abbiamo granché di progetti esecutivi e la sfida vera sarà questa: dotarci subito di progetti esecutivi e barare subito le procedure di gara.